This is Microsoft and Bethesda Showcase Games Showcase 4 Full Show. Bon, Andiamo. qua quarta conferenza. Non contiamole. Più che altro questa conferenza era la conferenza in cui ci aspettavamo Elden Ring e Lego Star Wars, perché Esatto, qui Elden Ring furono, ovviamente l'abbiamo avuto prima. e forse lo riavremo Forse lo comunque. rivedremo, dubito. Beh, abbiamo anche la conferenza Bandai Namco, Ah, è vero. che lì possono fare Lì qualcosa. magari vedremo una cosina in più. E poi Lego Star Beh, Wars. però di solito questa è la conferenza con i big announcement, quindi. Sì, Halo. Ma soprattutto a sto giro è unita anche con Bethesda, davvero. E di Esatto, Bethesda esatto. c'erano Starfield. Starfield e Elder Scrolls 6, No, che è The Scrolls 6 fintissimo. è nel Quindi Starfield. Se Starfield. fanno vedere altro di Fallout, mi arrabbio. È il momento di Starfield. È appena uscita una nuova modalità per 76 di sicuro pubblicizzano. Vabbè, ok. Però no, sarebbe interessante se uscisse qualche tipo indie, cioè non indie Bethesda, però diciamo Bethesda fa anche diciamo. Riavremo l'ennesimo trailer dove non si capirà niente Sì. delle cose che in studio, come che si chiama? Deathloop. Deathloop, esatto. Ah, Dio. Ok, dai, partiamo e Vabbè, basta. vai, vai, vai. 3, 2, 1, via. Annunceranno una nuova console? Almeno quest'anno non abbiamo quelle. Forse, guarda, se Nintendo fa Forse la mossa, Nintendo. esatto, però a parte Nintendo gli altri no. Mi preoccupa un po' che abbiano fatto vedere persone invece che vecchi Giochi. giochi. Review l'anno scorso hanno annunciato che Xbox aveva acquistato Bethesda, no? Quindi. Sì, per questo è Xbox e Bethesda Sì. Showcase. Ah, ovviamente io incrocio le dita sempre per Playdead, che anche loro facevano 20 i years. trailer qui. That's how long Xbox has been with us. Ciao, And Todd. like you, this is a moment I always look forward to. I love seeing the new games, crossing my fingers Ci for my deluderai di favorites to nuovo, return, finalmente ci hoping darai for a qualche few buona surprises. notizia. Most of all, though, I Proviamo. love Gli seeing ultimi men anni and non women sono stati from granché, around the Todd. world come Non together and celebrate sono contento, games being Todd. made. Esatto, ti sei I think, svenduto past Microsoft year, per they've rimetterti meant in even piedi. more. Thank you for being with us today. Thank you Fallout for the support 76 è you stato give un us fallimento and talmente will grande be. che sei dovuto andare da papà Xbox is turning Microsoft. 20. And I Esatto. wouldn't be here if it wasn't for the friendships we've had that whole time. At Bethesda, we believe video Friendships. games do one thing better than anything Because else. money, They transform nulla. and support technology. There's real magic when you step into a new world and can make it your Questa own. conferenza io ho sempre It's il traveled terrore the però che world of esca Elder tipo tutto per Scrolls, PC, a Fallout, Xbox. and now, Che for the ovviamente. first time in over 25 years, we're creating a new universe Ah beh, Starfield. with Ok. Starfield. Cominciamo subito su Set Starfield. hundreds of years in our Ottimo. future, it's an epic about hope, our Cinematica. shared humanity, and answering our greatest mystery. It's a game we've dreamt Sono of 2 playing, anni che non si and it wasn't until sente. now that we have the hardware, the technology, and the team who's hard at work at home to make that dream a reality. We're excited to finally share our first in-game teaser and something to look forward to. In-game teaser, però potrebbe essere solo engine, quindi cinematic. Creation engine. E Skyrim per il frigo. They say the wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. You're part of Constellation now, part of our family. What you've found, it's the key to unlocking everything. We reach your constellation. They
this is all we've been working towards. Io quando guardo questa cosa mi viene solo voglia di tirare fuori il portafoglio e comprarmi la Mass Effect Legendary Collection. Quello. E giocare quella, che non vedo l'ora. Prima o poi anch'io, ovviamente, che non l'ho mai giocato. That's why we're here. Però la voglio comprare su PS5, quello che ho trovato. To discover what's out. Ma quest'estate sarà l'estate. 5 anni fa ho comprato il PS4 a luglio. 11-11-22 mi sa che era il release date. Possibile. Così come era 11-11-11 Skyrim. Vero. C'ho ancora il foglietto pubblicitario di quando usciva Skyrim. Penso nel tuo gioco. Eccolo. Appunto. All'inizio. Sì, all'inizio. All'inizio. Eh no. All'inizio. Esce come. Ma quello va bene, nel senso anche Uncharted è uscito. No, Uncharted è solo esclusivo. No, era esclusivo. Horizon, Death Stranding. From Todd Howard and the team at Bethesda Game Studios. A groundbreaking game. And yes, it's exclusive. Welcome to the Xbox Bethesda Game Showcase. Beh, anche se è exclusive, messo, io sono l'ultimo a lamentarmi dell'exclusive. Io sono pro exclusive. Sì, sì. Anche se per caso non potessi mai giocarlo perché il mio computer fa schifo e non ho un Xbox. Certo, certo. Pazienza. Conjuring worlds never before possible. Unlocking play across all devices and delivering the power of games to everyone. And now we get to share that quest with Bethesda, not just as partners but as one team, united in bringing the very best games to more people. Starfield ovviamente mi interessa, ma non lo scrivo neanche, siamo talmente indietro. No, non esatto, neanche io, cioè. We have an amazing show. 30 titoli. Prossimo E3 ne riparliamo. And of course, adesso abbiamo la tecnologia. Quindi l'anno prossimo forse esce il primo vero big trailer. Due anni fa è uscito il announcement trailer. Poi adesso è uscito il primo in engine teaser. E poi l'anno prossimo uscirà il trailer. L'anno dopo il gameplay trailer. E poco dopo uscirà il gameplay. Eccolo. Heart of Chernobyl. È il nome. Sì. Vabbè, questo. Targeting 4K resolution and ray tracing. Let's take a look at what you'll get to play when it launches next year. Beh, sì. Beh, voglio guardarlo. Sì, esatto. Devo ancora giocare gli altri per rigiocare. No. Чётом? Готово. Ну и пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом. Cosa? Non si gioca così a Stalker. Come si gioca a Stalker? Molto cauti perché muori in due colpi, perché la difficoltà giusta è brutal. Ti ricordo il trailer gameplay di Demon Souls? Hai ragione. Quindi mi fido il giusto in questo senso. Sì, la questione è, io voglio che sia un vero Stalker, non voglio che sia tipo Call of Duty, strano, certo. O Call of Duty. Non ne so. Между аномалией и маслиной я уже лучше пулю выберу. What? Benvenuto nel mondo di Stalker, quello è un'anomalia. Ci sono sempre state. No, cosa? Allora è davvero Metro. No, in Metro non ci sono le anomalie. Come no? Ah no, sì, ci sono anche lì, però sono un po' diverse. La cosa dei bulloni è una cosa classica. Per capire dove sono. Sì, ma guarda, gli Stalker Games sono incredibili. Qui nessuno li ha giocati, ma adesso li dovrebbe giocare, vedendo questo. Io me li sono fatti regalare da voi per una ragione.
Да мы все. Да, ты скажи. Зона надоесть не может. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Ты одно и то же по кругу лобаешь. Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О, мсье, прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура. Они вам лабораторию найдут. Però mi piace l'atmosfera che hanno dato. Cioè, quella che è giusta. Stalker ti caghi in mano continuamente perché sì, non tanto perché è un horror, ma perché appunto il rischio di morire è così alto. Зря ты так с друзьями, ты же его на вылазки таскаешь. Чего чего, а дружбы в зоне я точно не встречал. Это верно. Он мучился? Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь посмотри на нее. Нет, Скиф. Я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь, новую жизнь, жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать ее. Всегда. О, oh, yes. Old friend. Non so che è stupido dirlo con il trailer, però il... It looks so fucking good. È davvero fighissimo. Eh sì, bisogna sperare che questo sia vero. Esatto, però... Ah, quello è Todd Howard. Esatto, stavo dicendo anch'io. Quello è Todd Howard. Ok. Yes, 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 yes. Come al solito, il beneficio delle esclusive, perché a livello tecnico... Per quello che dico, io sono proprio esclusiva. Posso andare... Poi magari non potrò mai giocarlo perché il mio computer fa schifo. Vabbè, ma il futuro no? Esiste. Cioè... Sì, magari riesco a giocare tra, so, 5 anni, 10 anni. Infatti. Ecco, mentre, cioè, per favore, minchia, di la tua su Stalker, visto che hai già giocato gli altri. Giocateli. Molto semplicemente. Io li ho giocati assieme a un mio amico del liceo. A suo tempo, e li giocavamo prendendo a turni ogni morte, e ci siamo divertiti come i matti, ed è sono giochi incredibili. Sono estremamente difficili perché sono previsti da giocare in brutale, e se non li giochi in brutale il gioco è peggio, perché i nemici diventano spugne da proiettili, diventano bullet sponges, mentre in brutal tutto muore in frettissima, te compreso. Certo. Però le armi sono tarate sul brutal, quindi bisogna giocarli in brutal, ovviamente, quindi è difficile. E ci sono le anomalie, ci sono gli animali, ci sono i banditi, quindi non c'è semplicemente una fazione di nemici. Tutto è tuo nemico, o quasi. Però sono bellissimi, l'atmosfera è incredibile, la storia è molto intrigante, sono il proto Metro. Poi Metro a me piace di più perché sono più legato anche ai libri e così via. Però come gioco post-apocalittico, ma nel senso di un attimo dopo l'apocalisse, sì. È un po' come dire, ah, io adoravo Gothic, poi mi piace Skyrim. Certo. È un passaggio del testimone, vedere una saga del genere che torna dopo tutti questi anni mi ha fatto venire immediatamente voglia di rigiocare i tre Stalker. Che in ordine, se volete giocarli, questo è tanto Deathloop. Sì, io stavo pensando.
sono Stalker Shadow of, of Chernobyl, Stalker Clear Sky e Stalker Avalanche però. Ok. E Stalker Call of Pripyat. In quell'ordine lì, giocateli, vale davvero la pena. Detto ciò, vediamo cosa diavolo è stato. Immagino sia Deathloop. Eh no, perché Avalanche? No, Deathloop è Arcane. Avalanche chi è? Non mi ricordo, per il video ho detto Xbox Exclusive, quindi Deathloop non lo è. Coop. Life is open world. Moltissimo? Sì, sì. È nuovo? È completamente nuovo. Ok. Non ho capito, però... È un co-op. Sì, però un gioco che si chiama Contraband ha il mio quantomeno velato interesse. Sai come? Xbox Game Studios Presents. Yes, the moment we are waiting for. Subito. Wait, Sea of Thieves è della Rare. Sì. Ce li hanno forzati a fare Sea of Thieves. Però gli sta andando bene ora. C'è sempre di gente che conosco che ci gioca e dice che si diverte. Sì, ora che hai i contenuti. L'inizio era problematico. A new danger is coming on the tides, and the one who might stop this ruin, trapped for all forever in the sea of the damned. Now to save the pirate life. Quando esce tipo la definitive edition tra 15 anni, dove lo prendono? Cioè, ci danno gratis. Esatto. Ma no, no, oh, no. God. Didn't realize we had company. Sorry, Captain Jack Sparrow. Dicevamo è un buon momento per prenderlo. I suspect you already knew that. Sì, dov'è Davy Jones? sarà quello il D3. Dov'è Davy Jones? Because of the treasure Jack stole, a darkness followed him here. And if it's not stopped, this world will sink into shadow. This sea holds many secrets. Ah, a new body at last. All I can do is show you the way. Possiamo essere una crew da due. Sì. Allora posso. Eccolo. Yes. Mi sa che ci tocca prendere Sea of Thieves. No, well, ci credo. I believe that now is the perfect time to use these cannons. No, cioè navigare e vedere una disvolante uscire. Esatto. È tipo il mio sogno proibito. The world that refuses to face the truth. Nothing lasts forever. Non è il crack. Destroy them! Era Endman. Guarda, manca solo Barbossa ed è il best di ci sarà. E che qui no, perché se si lascia è più difficile da. I don't suppose by chance there's a second one of those. Queste urla le ricordo dalle Pirate dei Caraibi. The Sea of Thieves, eh? Bring me that horizon. L'orca non ci credo. Vabbè, credo ci fosse già però. A Pirates Life, quindi un DLC? An epic original story. Ah, coming free to Sea of Thieves. Non ci credo. Dobbiamo comprare Sea of Thieves. Dobbiamo pregare che arrivi gratis Sea of Thieves, è più possibile. Sì. Bellissimo. Ok, Yakuza Collection. Sono così tanti. Sì. Wow. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e il nuovo, quello... Questo. Like a Dragon, esatto. Mm-hmm. Non c'è stato. Ah, non c'è questo stato. È sempre. Questo è sempre. Yeah. C'è stato Battlefield 1, che era il 4. So, how was your day? Sì! I have something to share. Oh, giusto! James Wait. Dove è Desiree Ridley, sì. Mi ricordavo che William Defoe. Mi ricordavo William Defoe. What's going on? Shut up! You know what this is! Release date. All this time? I should never have
never have told you. I'm out of patience. Release date. I know I say this a lot. Yes. Cos'è? Agosto? 19 agosto 2020. Beh, ce l'ho già in wishlist tanto. Yes. 12 minutes. Yes. Non vedo io voglio un giudizio tuo, io non lo metto nella mia lista. Non è molto il mio genere. No, a me ispira tantissimo. Anche a me, ma non da giocare. Cioè, sono interessato di sapere come l'hanno fatto. Mm-hmm. E so che ti piacerà un sacco. Spero. Ah, sì, sai con altro. A proposito di cose in lista? Io devo riuscire a finire il primo prima o poi. Also Jack Black. Sì, esatto. Vabbè, questo scrive da me. E senza niente parentesi qua, sono roba seria. Vabbè, sì, per ricordartelo, in realtà lo sapevamo già. Sì, però questa lista lo sto facendo per le cose di oggi, cioè quelle che vediamo oggi, che siano vecchie o nuove. E allora metti da metto del Linux di nuovo. L'ho messo. Ah, ok. Ciao! Io non ho giocato neanche prima. Più fuori da ridere. Io non gioco ai giochi davvero. No, infatti! Uffa! Devo ancora aprire no, qualunque dei giochi che mi avete regalato a Natale e al compleanno. Quest'estate dovresti giocare come un matto. Non succederà. Lo faccio, ma Lego. Sì, certo. E hai Lego, questo è il problema. Non ho altro tempo veramente per giocare. Però sì, vorrei tanto. Sì, io appena torno a Monaco, tu non hai idea, cioè scatenerò l'inferno. Entro settembre farò 14 platinum. Another reason to play it. Doom Eternal will be optimized for Xbox Series X. Xbox. È impossibile non dire Xbox. Like Skyrim, which marks its 10th anniversary this November. You can't celebrate it without it. So share your favorite Skyrim memories. Stop it. Beh, Skyrim 10 Anniversary Edition è l'unica giustificabile. Yeah. Parlando di non giustificabile. Yeah. Dagon. Improvviso. Spero. C'era comunque il gioco Lovecraft a colori, che è anche uscito, credo. È già uscito. Credo sì. Non mi ricordo più di shit. Come l'ho perso? Credo, Sono le spalle, Wait a second. No. Sono persone che hanno copiato la Play Dead, ma non è un gioco Play Dead. Il protagonista non è un bambino. Però è così uguale allo stile sì. Play Dead. Sotto ogni aspetto. Che io credo che fosse ambientato nello spazio il prossimo gioco Play Dead, questo è il punto. Somerville 2022, chi l'ha fatto? Comunque scrivilo, perché è uguale alla Play Dead. Esatto, mi ispira comunque, poi ci voglio sapere di più. Però chi diavolo l'ha fatto questo? No, non cercare. Spoiler. To our millions of passionate fans. Io non lo metto. Se è della Play Dead lo metto. Se no in generale. Sì, tra parentesi, eh. Ah, tu per parentesi. Sì, nel senso voglio capire di più. We're thrilled to offer our entire multiplayer experience to all players across Xbox and PC with no barriers. Halo Infinite multiplayer will be free. Ah, adesso ci sono mezz'ora. And invite more of you than ever before to become a Crunch. I'm excited to be Master here with Tolfo. Joseph Staten, the creative director of Halo Infinite. From helping Jesus craft Staten. The original Halo Combat Evolved
to leading the fan favorite, Halo 3 ODST. Joseph is a Halo visionary. It is so great to have him back with Halo. Thank you, Bonnie. And hey, everybody. Hey, for us, and I hope many of you, Halo has always been about heroism and wonder, about fighting to except keep humanity safe against impossible odds in a beautiful and mysterious sci-fi world. Io avevo letto un paio di robine. C'è un paio di persone che seguo, ho visto che avevano detto. Ovviamente io in Twitter non l'ho ancora aperto. Ovvio. Però tipo ho visto un paio di titoli di video su YouTube mentre cercavo i video sugli europei. Di gente che diceva why I like the changes they made to Halo. Quindi credo che la risposta sia discreta, o almeno sì, ma sì, già da quello shot era tutto più pulito. Questo è copiatissimo da cioè ovviamente uno può dire ma Mass Effect è nato da Halo, cioè Halo è una delle prime vere space operas di videogiochi. Sì Cortana. The rogue AI known as Cortana is gone. She's been deleted. How? By you? Of course not. Did you hit your head or something? Don't you remember? My instructions were to enter this installation, imitate Cortana, and lock her down for retrieval. Yours were to take her back to the Infinity for deletion. So if it wasn't you... Okay then. There's something else. On successful deployment, my deletion routine was proprio a proposito, c'era qualcosa tipo la nuova AI looks like shit. What? Okay. Something stopped your deletion. We need beh, l'online ha anche detto che Eloy è grassa. Cioè, l'online ha detto che Eloy sì, è grassa. Cioè, e quindi anche se è grassa? No, vabbè, a parte quello, però... Qui ha solo le guanciotte, non è... Uno sei cieco, due sei stupido, tre why. Quello era il riassunto a tutto. Uno sei cieco, due sei stupido, tre why. Of course, you can't have a Halo game without multiplayer. And on Xbox Series X, you'll be able to enjoy Infinite's multiplayer action at up to 120 frames per second. Finally, I'm very happy to announce that Halo Infinite's first free-to-play multiplayer season and Infinite story-driven campaign will launch together this holiday. A new day is upon us. A new generation built to fight. Together, we are unstoppable. Are you ready? Però poi sono curioso di vedere un single player gameplay. Sì, l'avevo già fatto vedere da quello di qui che avevano avviato tutti. Infatti dico, voglio vederlo uno aggiornato dopo questo. Sì. Poi non ho capito se il multiplayer e il single player sono venduti separatamente. Ma quali ha detto free to play multiplayer season 1? Ok. Però non so se devi avere il single player per poter accedere al multiplayer, al free to play multiplayer, forse no. E no, perché avevo questo ricordo che facessero uscire prima il multiplayer addirittura, poi single player. E forse il multiplayer è semplicemente free to play per tutti e poi ci sono le season, come nei giochi attuali. Sì. E poi invece il single player ti porta il gioco. Certo.
la Halo Infinite Max Plus Pass multiplayer. The flag is ours. Please call at your earliest convenience. Now, show me what you what? Can do. Beh, sei un albo speciale. Samurai Showdown. Vedi, multiplayer free to play e Halo Infinite Epic Campaign. Epic. Dovevano mettere qualcosa sotto, non potevano scrivere solo Halo Infinite. Single player. O no. Holiday 2021, che significa che teoricamente esce prima dell'inizio del 2022, quindi significa che esce tipo a novembre, dicembre. Sì, Blizzard. Blizzard? Caccia fa la Blizzard qua? Sì, no, mega cinematic per... Una cosa con Blizzard? Una cosa zero sinistra. La Blizzard non fa mai niente di nuovo. Aggiunge solo a quello che ha. Ok. Settembre. Wii U. Diablo. Fanno Diablo 1 Remastered. Eh sì. Oh gosh. Cioè, non frega niente, però. No, neanche a me, però. Sono contento. Sono contento per i super fan. Cioè, di tutti i remaster che ho visto, questo. Mi fa morire perché, ovviamente, la qualità delle texture del terreno e degli ambienti sono diverse dalla qualità delle texture dei personaggi. Certo. Perché un tempo si mascherava tutto in un certo modo, no? Ma con l'upgrade della remaster si vede il contrasto. Appunto. Ah sì. Figo. Sì, questa è una chicca per gli appassionati che se la meritano. Sono contento per loro. Poi anche lì, anche altre master, ma dagli shot. Esatto, dagli shot che vedevo prima. La cura che sembra stato scalare le cose. But it will be your greatest moment. È Diablo 2, ok. Ok. Resurrected. Okay. Remastered, remake, no, resurrected. Così ci siamo capiti. Vabbè, bene. Bene. Questo è coso. Cthulhu. Cthulhu? These things. Forse è Plague Tale 2. Come from? From all of us. From what we do to him. Io pensavo a quello dei dadi. Ah. Non mi ricordo. Il Dungeons and Dragons. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Quello è già uscito. L'alfa, tipo. Sì, è a Plague Tale. No, è Plague Tale. Sempre interessato, ma uno dei tuoi giochi non giocherei mai. Mi interessa il background, cioè. Guarda, questa è stata tipo l'unica vera volta in cui ho visto la recensione di Position Server e ho detto ok, no, questo gioco no, ma non più perché loro dicono cose e allora io li fido, è che proprio hanno fatto vedere due o tre cose di gameplay e mi sono detto why Lisa, cioè proprio non è concepito, cos'è, no. Però comunque, scherzi a parte, sono comunque curioso di provarlo prima o poi nella vita. Plague Tale Requiem. Se a Plague Tale Requiem fosse davvero fantastico, allora avrei una ragione per giocare. Dici, vabbè, giochi il primo. Esatto. Play the day one with Expecto. Ho avuto un infarto finalmente in questa Atomic punta. Heart. Aspetta, Atomic Heart è quel gioco, credo.
Sì, è quello. E... guarda, te lo sarà se te lo descrive bene quello che stai vedendo. Cioè, un bordello. Me lo ricordo soltanto perché lo avevo usato come test, quelli di Nvidia. Cioè, l'annuncio di questo gioco è stato fatto nel panel Nvidia per dirti guarda che bello il ray tracing. Stiamo provando a svilupparlo anche su questo gioco che è in sviluppo ora, ma non sappiamo ancora bene. Questo è quello che sto vedendo ora, è molto più di quello che già sapevo. Comunque non ho capito che genere. No, è già, penso che sia un BioShock Infinite game, cioè sì. Capisci, cioè fai cose. Single player, pseudo shooter plus cyberpunk, sì. Cioè non cyberpunk. Steampunk. Super hot trilogy, visto che l'uno e il 2 in realtà c'è il 2. No. Aspetta, ma questo è pixel art? Sì. Aspetta, ma questo? Non ci credo. The last night, è davvero quello dopo 4 anni che è nella mia lista di desideri. Che ha fatto un trailer e poi è sparito per sempre da 4 anni a questa parte. Dio mio, è lui davvero? Per me questo gioco era morto, non lo annunciavano più. Paggio, questo è letteralmente l'unico altro trailer dopo 4 anni. Che già era bellissimo visivamente all'epoca, adesso... Questo era il mio. Perché si chiama Replaced? Perché non è. Non è quello, è un'altra cosa. Ma è uguale. Forse hanno cambiato il titolo. Forse qualcuno li ha fregati e hanno fatto un altro gioco. Sì, questo è il primo posto lo stesso, anche se non è lo stesso. Non li sto mettendo in ordine, però. No, ma quello era il mio most anticipated game di tutte le tre di quell'anno. Cioè. Oh no, basta questo gioco! È già passato un anno, appunto. Cosa? È già passato? Ah, perché è un launch title? Dell'Xbox. Sì, sì, ma è il gioco Obsidian che hanno fatto come tappa buchi, sì. Ti ricordi? No, devo andare a scoprire se Replaced è davvero. Ha rimpiazzato. A proposito di The Last Light. Che ci sta, perché avevano tipo criticato lo sviluppatore malissimo su Twitter per qualche ragione ignota e non mi ricordo. Quindi credo che hai cambiato semplicemente il nome. We've also got something that literally no one was asking for. The Brood Mother. She's so terrifying. You should probably turn on arachnophobia mode. Oh, even her blob scares the sh** out of us. Dopo un anno hanno finalmente aggiunto arachnophobia mode. Why? Un conto è l'accessibilità per chi è sordo o è muto, non può. Arachnophobia mode. Certo, ma c'è un sacco di giochi, eh. Ma non comprare un gioco che è in mezzo all'erba alta se non ti piacciono i ragni! Non ti piacciono i ragni, ma ti piacciono tutti gli altri insetti. C'è anche in End of Fate Arachnophobia Mode. Perché nel tavolo del cartomante. Nel tavolo del cartomante c'è a volte un ragno che passa. Okay. Quindi tu lo levi. Però sì, c'è. In quello ha senso, però in un gioco basato sugli insetti e le creature dei prati, cioè. Quello capisco. Cioè okay. Se anche se in Skyrim metti all'arachnofobia mode e nelle caverne in cui dovrebbero esserci i ragni ci sono dei blob, perdi tutta l'atmosfera, cioè. Non so, però ci sono persone che proprio dicono
vorrei giocare a Skyrim, ma non posso perché ci sono i ragni. We begin by hearing an old, wise sounding voice. Fable. Sì, giusto. Nuovo Fable. Io non ho mai giocato i Fable, che è strano, perché per quanto ero nel fantasy quando erano popolari, è particolare che non li abbia mai giocati, però non so, non mi hanno mai ispirati, sono un po' troppo colorati, un po' troppo positivi, lo so che dirlo mentre c'è un botto gigante. Però era viola. Però era viola, esatto. Wait. Non è più Fable. Make everything seem cool. Perché tutto deve diventare uno shooter? È questo che. Cioè io che non sono un giocatore da shooter, va? In che mondo strano vivo? Sì, ma anch'io tipo. Tollero lo shooting se è il veicolo verso qualcos'altro. Oppure se è fatto molto molto bene. Sì. Chi vuole giocare come Military Man in una fucking fantasy land? Vorrò giocare come un nano, un elfo, un marziano, non un tizio con questi militari elmo. What the fuck? Ma si sono dati a spese. Non avevano... Ma what? Hanno finito i DLC dell'1? Ci sono mai stati i DLC dell'1? Tipo 4? Ok, allora sì, quel punto che... Dice il 2? E annunciano già il 2, cioè così, non siamo abituati. Vabbè, a questa okay. Celerità. Non giocherò neanche l'1. Vabbè, no, la cosa buona è che Military Man è semplicemente una cosa qualunque, cioè, tanto te lo travesti come vuoi. A parte che è first person, no? Sì, sì. No, quello sì, però... Se intendono renderlo una cosa in cui esce un gioco ogni 3 anni, cioè io speravo che The Outer Worlds fosse un po' tipo un facciamo il nostro Fallout, facciamo vedere come li facciamo adesso, lo espandiamo con dei grandi DLC e poi ti salutiamo. Invece The Outer Worlds è andato super in sordina in generale, pochi l'hanno apprezzato o comunque pochi l'hanno giocato davvero, e adesso ne esce un 2 già dopo 2 anni che è uscito il primo. Va bene. Io ero... Ho talmente tanti giochi da giocare che una cosa del genere mi scoraggia. Ero in negozio quando è uscito. Infatti, è davvero poco fa. Sì, sì. Io ero esaltatissimo per il primo. La mia idea era aspetto che... Però sai, sono usciti tutti i DLC di Borderlands 3 a questo punto, quindi se devo scegliere tra i due sappiamo tutti cosa succederà. Vabbè, che domande. Cioè... Sparkle. Sparkle 3. Subito. Senti, se lo facessero io esploderei. O Sparkle 1 Remastered anche. Amazing. Comunque... Type Rider 2. Type Rider. Questo vabbè ovviamente è Flight Simulator, è una figata. È sempre stata una figata. Però quello che vogliono, questo che mi sto chiedendo, vogliono annunciare che gira in qualche modo su Xbox? Perché non è vero. Cioè, puoi chiamarlo come vuoi, ma non gira su Xbox neanche. Cioè, gira solo sul computer della NASA. Ma sul computer della NASA non è. Non... Landing on Xbox Series X? Sì, ma a non a quella. Non quel no, video. Non ce n'è patata. Cioè, la scheda grafica più forte di oggi, comunque non puoi mettere tutto al massimo. Cioè, quello è il modo migliore per far andare la mia carica da 100 a 0. Fai vedere il mare come setup del trailer. E poi gira una portella. Oh ma mio dio, pirati, mostri, profondità, immersioni. Ma Ace Combat 8 con sì, esatto. Tom Cruise. Ah no. Ah no, è Top Gun per Flight Simulator. What? Why? Se non parla sempre Tom Cruise all'infinito. Sei stupido? Hai torto. Sei cieco? Sei scemo? Sei scemo? What? Why? Anche what? Mare? Dagon? Ci siamo? Palme? Ci siamo meno? Giungla? Crafting? Cactus? Crafting? No, non c'è crafting in questo gioco. Questo sarà il più potente videogioco crafting. No, della è storia. Tipo Forza 4. Sai che hai ragionissimo. Tra un po' arriva una macchina sì, a tutta velocità. Hai ragionissimo. Questo è proprio il graficone di quei giochi. Infatti. Da quando ho visto quella strada in mezzo al deserto, con quella curva lì, ho detto che okay, questo gioco è qua.
Anche qua c'è l'espansione Lego, però. Stop it. L'ho provata alla Gamescom, era sì, bellissima. Era bellissima. E finisce in un pantano. Esatto, non è molto realistico. Io non starei lì. Sale la marea se mi cai. Aspetta, ma non ci sono. Ah, ok, c'è la persona dentro. Perché se un attimo... non ci fosse, ce ne frega così poco delle persone. Qua è tutto per le macchine. Non abbiamo neanche messo il driver. Ci sono dei guanti e nient'altro. Qua si taglia. Esatto. Ma what? La forza, i piedi, tutto vero. Perché tu fai questi collegamenti? Perché stavo in orizzontale, cioè in verticale sulla neve. Equilibrio, come puoi? Hello. Hello. I'm Mike Brown, creative director at Playground. Stavo fosse Pitfall, and I can't wait to show you what we've been working on. Horizon is known for fun, freedom and beauty. Ah, forza, sì, dai. Non è una Gling! No. Mexico. The Xbox Series consoles allow us to capture every last detail, right down to the individual needles on these Choya cactus. Sai che dire ci voglio? Hanno fatto quello di Lego? But there are no tricks. No, tipo adesso c'era quello shot lì, mi aspettavo bip bip giù. Che uno usa Roadrunner e l'altro Will Coyote che si inseguono. Ed è un appunto tag praticamente. Everyone else we see here are more real players. And it looks like Maddie has been joined by some other members of the Forza team. Let's leave Maddie for a moment and head out to the coast and meet Don. Don is already on the move, exploring this idyllic seaside. Don, this is a recreation of Mexico that is honest, authentic, and filled with love. Speaking of, hold up, Don. Oh, hey, what's up? This is a mural by Mexican artist Farid Rueda. Just one of the many beautiful, faithful pieces of Mexico you'll find all over Forza Horizon 5. Okay. E riceverai punti andando a 1000 all'ora senza neanche accorgerti di cos'erano. Yes. While Don drives down to the beach, we'll jump over to the Gran Caldera volcano. Check out this geology detail, implemented with precision accuracy using photogrammetry data. Guarda tipo Luigi che salta fuori in fondo, a caso. Sono in un vulcano. E pure sta di odio. Non lo dirò. Dagon? No, sto per dire Obi-Wan e Anakin. Oh no. Xbox Series consoles. From up here we can see for miles in every direction. In the distance, just about c'era la carica dei bisonti. Ah no, erano, ok, erano loro. Guanajuato is one of the most beautiful cities. Guardate, ho pensato davvero fosse la foto, il che no, esatto. La fedeltà grafica è incredibile. Sì, ma in Forza è sempre in questa parte, insomma, quindi figurati ora. Anche perché appunto non devi fare persone umane. I materiali sono molto meglio da renderizzare. The rest of our players are still out exploring this diverse open world. Let's head north to the canyon. The Horizon series is known for its uplifting beauty. And using our unique HDR camera rig. Sì, esatto, quello voglio. Eloy DLC. Che ti fiocita l'auto. Mentre cavalca tipo uno pseudo velociraptor meccanico. Esatto. Result in lifelike lighting that dynamically changes every frame, making you feel like you're really there. Perché io credo che non vedi niente. C'è un comando che è hello there. E basta. Allora. Sorry? Vuoi il gioco? Guarda, hello, Abraham, hello there. Hello there, hello there, hello there, hello there. Stop! Qualcuno dirà di sicuro. We'll now head deep into the rainforest and rejoin Bill and the rest of our players. Fuck you, Bill. Here we see a volumetric lighting system filling the scene with god rays as the sunlight dappled through the rainforest. Mancano solo 10 minuti.
Fa spendere in una giungla del Messico. Poi seguire dei Tom e Michael Cera. Hello Bill, fuck you. With that Horizon Arcade minigame starting soon, all of our players are coming together. Pignata! This minigame is called signaled by the authentic Mexican. Stereotipi terribili. Esatto. Gotta catch up to you guys. Our players now sono diventato Super Mario Kart per il mistico tipo. Okay, go up here to the left. There's loads along the main road. Here I go! I'll take a look through the bushes here. There's some between the houses. Mettetela. Mi paura ogni volta che mi accade qualcosa. To the stadium, because I have one more thing to show you. E c'è Messi, ma... Messi non è messicano. So, non c'entra niente, però... Cosa ci fa? Decidete, è andato lì. Races, game modes and gameplay experiences. You customize hanno copiato Folge. Sì, a sto giro sì. Calma. What? Sì, sì, non si preoccupano di niente. Ma non c'è il guidatore sui guanti. La vedi, un manichino. E poi Indiana Jones 4. Woo! No, come... non ci vengo in Messico, esatto. Pre-order a ticket to the Mexico. Only available in Tijuana, eccolo lì. Fino per la prima volta. Chris Spencer. Ah, giusto, Phil, che era in tutte le altre conferenze l'anno scorso. Eh sì, esatto. Era ubriaco in quella della Devolver. Scorn, finalmente esce. Fall 2021. Sable. Lo so che Scorn a te non piace, però... In realtà non si è visto niente. Vabbè, ti ricordo tantissimo. Non è detto che non mi piace, ho bisogno di vedere di più. L'ultima chicca di Bethesda. Ci sarà un'altra bomba. We showed you the highly anticipated RPG Starfield coming exclusively to Xbox. But we also have some of the industry's best RPG storytellers working on Avowed, Fable, giusto. The Elder Scrolls Online, sì. Fallout 76, The Outer Worlds 2 and Elder Scrolls 6. We unveiled the stunning multiplayer mode for the world's most beloved shooter. Ah, forse faranno vedere il first player vero alongside Wolfenstein, Gears of War, Perfect Dark and Doom. We premiered the most epic open world racing game, Forza Horizon 5. Smettiti di pat pat sulla spalla. Tutto epic per loro. Smettiti di farti pat pat sulla spalla e fai l'ultimo reveal, che abbiamo altre 7 conferenze qua. I am Phil Epic Spencer. È Lego Star Wars, è praticamente Lego Star Wars. Non è Lego Star Wars. L'ultima bomba. Lego Star Wars non esiste. Abbiamo avuto prima un trailer di Elden Ring. Abbiamo avuto la release date di Elden Ring. Non possono chiudere con Lego Star Wars. Ma nessuno frega niente di Lego Star Wars. Ti frega tutto. No, sarà tipo Sherlock. Vamo Phil. Take a look at this brand new original game from the Arcane team at Bethesda. No, che studio that created Prey and Dishonored. Oh no. Smettetela. Ed è Fluke. Created something new for them. An open world immersive shooter that you can play alone or with your friends. Basta un shooter da giocare con i friend. Be an Xbox exclusive. Anche io dico tenetemelo perché è Deathloop. No, avrebbe detto Deathloop, invece è tutto un gioco nuovo. Vedi, Arcane sono pieni di gente che fanno robe. Centimeters, dramatically elongated maxima.
open world shooter a giocare con gli altri. Il creatore di Dishonored e Prey non ho molto, e Deathloop non ho molta speranza. Sì, sì, appunto, sono loro, sono sempre loro. You know what this reminds me of? My time in the Himalayas. Ready is later, Dad. Let him look out! You think they can't kill you anytime they want? Hey, asshole! Vampiri? Ma è coso, eh? Pattinson? How do we always get into this show? Era manco la earlier. Redfall, Massachusetts. Behind me, we are witnessing clear signs of cult activity as the locals engage. Hey! Hope the video was worth it. È fatto malissimo. Sì, è terribile. Gli shooter contro i vampiri. Giusto per non chiamarli zombie, come dire. Che sono imbecilli anche i vampiri. Certo. Jacob, there's something. Thump thump goes the rabbit. Oh shit. Dev's gonna love this one. È il pinguino. Sun's coming up. Let's keep moving. Let's keep moving. Extremely bored man on a couch. The new album. Come fai a metterla come bomba? Finale. Questa è la bomba finale di una presentazione Bethesda. Il punto è che qui è anche Microsoft, quindi sai com'è. Che non ha fatto niente, chiaramente, si è fatta coprire il culo da Bethesda. Dovevano finire con Halo, sì, facendo vedere la campagna, mm-hmm, quei muscoli. Invece no, non è che mostrato, no, la campagna. No. Sono pazzi. Sono pazzi! Che cosa vuol dire sta cosa? Poi non hanno fatto neanche vedere Fable. No, l'ho solo nominato. È il mio. È il mio. Vabbè. Vabbè. Alla prossima conferenza. Esatto. Fine.